Giallo il sole e la sua luce, scotta, scalda, bronza e cuoce. Tutto il giorno in alto splende, poi la sera piano scende. Rosso il cielo poi si fa, sai domani che accadrà. Aspetta e spero, doppio verrò. Quale so, quale gio, fai il salto, fai un altro, gira, voglio un'altra volta. Quale so, quale gio, ora non passo, poco. Quale so, quale gio, fai il salto, fai un altro, gira, voglio un'altra volta. Quale so, quale gio. Che fa il cielo così bello? Cielo scuro annuvolato, ma il bel tempo dove è andato? Sta arrivando il temporale, ho l'ombrello, meno male. Via la pioggia col sereno, di colore il cielo è pieno. Wow, è apparso per come pareno. Quale so, quale gio, fai il salto, fai un altro, gira, vado un'altra volta. Quale so, quale gio, ora tu passo, poi tu. Quale so, quale gio, fai il salto, fai un altro, gira, vado un'altra volta. Quale so, quale gio. Che fa il cielo così bello? Con la notte il blu e nero sembra strano per davvero. Bianca invece è la luna, cresce, cresce finché è piena. Bocca aperta e sul naso è lo sguardo più prezioso. Cielo stellato, meraviglioso. Quale so, quale gio, fai il salto, fai un altro, gira, voglio un'altra volta. Quale so, quale gio, ora non passo, poi tu. Quale so, quale gio, fai il salto, fai un altro, gira, voglio un'altra volta. Quale so, quale gio, ora non passo, poi tu. Che fa il cielo così bello? Su nel cielo c'è un pittore che fa spreco di colore. Ciao, come ti chiami? Nicolò. In che squadra sei? Nelle Lepri alle elementari. Allora, la tua squadra è una bella squadra, è forte, ci sono i tuoi amici e speri di vincere il CRE. Ovviamente, come tutti, spero di vincere il CRE. Ho un'ottima squadra, sono tutti simpatici, forti e bravi. Però spero, cioè, speravo di avere anche qualche mio amico in più. E è un'ottima squadra finora. Bene, bene. Qua, il cibo preferito in questa mensa, visto che noi abbiamo la fortuna di avere la mensa, qual è stato? La pizza e la mozzarella, che la prendevo sempre. Bene, bene. E invece, visto che facciamo anche le gite, qual è stata la tua gita preferita? Ti piacerebbe anche fare altre gite? Allora, la mia gita preferita per ora è stata quella all'Archeo Park. Quando andremo all'Olandia mi piacerà tantissimo, sono sicuro. E poi l'anno scorso c'era la gita in miniera che mi è piaciuta e speravo che c'era ancora quest'anno, però non c'è stata, purtroppo. Bene, bene. Allora ci ritroveremo in un'altra intervista. Ciao Nick. Grazie, ciao. Ciao, come ti chiami? Adam. Sidi. In che squadra sei? Serpenti. Avvoltoi. Abbiamo la mensa qua, Cri. Abbiamo la fortuna di avere la mensa. Qual è stato il vostro piatto preferito in questa mensa? Pizza. Hamburger. Bene, hamburger. Anche a me è piaciuto tantissimo. Poi, lunedì le medie hanno fatto una piccola escursione al castello di Grumello. C'è qualche altro monumento che vorreste vedere o anche palazzo? La chiesa vicino alla piazza. La chiesa del Boldesico. La chiesa del Boldesico. Benissimo. E invece, per curiosità, il CRE di quest'anno si chiama Tu per Tutti. Come si dice nella vostra lingua? Marocchino e senegalese. Enta wahna. Yo per yep. Yo per yep. Va bene, ci vediamo in una prossima intervista. Ciao. Ciao, come ti chiami? Alessandro Patelli. Marco Plebani. E i tuoi amici come ti chiamano? Pato. Ple. In che squadra sei? Sono il caposquadra dei Serpenti. Io caposquadra Orsi. Vi piace la vostra squadra? Pensate di vincere il CRE? Sinceramente non lo so. Spero che con la corruzione riuscirò a vincere questo CRE, però vedremo, dai. Si punta sempre al top, vinceremo.
Giusto, giusto. In questo caso abbiamo la fortuna di avere la mensa. Quindi qual è stato il vostro piatto preferito? Per ora le lasagne, dai. Anch'io decisamente le lasagne. E invece qual è stata la vostra città preferita e quale pensate che sarà la vostra città preferita? Io spero nelle vele, però mi è piaciuta molto la gita Alba Villa, Parco Avventura. Ah, gli spiazzi di Gromo mi sono divertito, però le vele promettono bene. Bene, bene. Allora ci ritroveremo in un'altra intervista. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, come ti chiami? Filippo. Allora, nelle scorse interviste ho chiesto solamente domande un po' più specifiche, ma questa volta voglio fartene una un po' più generale. Allora, qual è la cosa difficile di fare un coordinatore? Ma prima, cosa fa un coordinatore? Un coordinatore si occupa di preparare le varie attività del CRE, sia prima. Abbiamo fatto varie riunioni marzo, aprile, maggio, fino ad arrivare a giugno. E dopo, giorno per giorno, bisogna sapere cosa si fa, chi va dove e cosa serve per la giornata del CRE. Bene, qual è la cosa difficile? Cercare di accontentare tutti, far andare tutti d'accordo, perché ci sono varie esigenze sia dei bambini, animatori, arbitri, tra i coordinatori stessi, e combinare il tutto non è semplice. E invece quando ci sono momenti buchi, tipo la merenda, oppure quando si va in gita, che cos'è che fate voi coordinatori? Noi coordinatori non abbiamo momenti buchi, però nel caso in cui ci sono momenti buchi magari ci rilassiamo un attimo oppure ci distraiamo con qualcosa. Quindi nulla? No, oppure si pensa alla giornata seguente. Bene, benissimo, allora ci ritroveremo in un'altra intervista. Grazie Scotti. Ciao.